Carissimi, siamo appena giunti alle 11:13 nel parcheggio più 9 dello Juventus Stadium. Quando ci andiamo a vedere la partita, c'è un po' di foschia adesso. Speriamo sarà una bella partita. E onestamente, ho sentito la conferenza stampa di Sarri. Non la vedo nera come Balzarini, che ieri ha fatto un commento assurdo, ha detto che la vede, che Sarri forse non sarà il prossimo allenatore della Juve, ha visto una conferenza grigia. Boh, non lo so. Io onestamente sono speranzoso, soprattutto perché abbiamo il grande Matuidi e quando abbiamo lui sicuramente non possiamo perdere, quindi molto speranzoso e fiducioso. Vabbè, a parte l'ironia, dai, penso che comunque sarà una bella partita a parte tutto. Vediamo, ci sentiamo dopo. Se riesco faccio anche qualche video. Bye. Bella azione. No, tira, tira, tira! Arbitro! Signore e signori, buonasera, è terminata quindi Juventus-Fiorentina 3-0 e la Juventus porta a casa il bottino. Io ho avuto tre sensazioni dallo stadio che, diciamo, che ho lasciato poc'anzi. La prima è che tutto si fonda sul risultato. La Juventus è una squadra pragmatica e l'unica cosa che conta è il risultato. Perché la prestazione al San Paolo di Napoli è stata brutta, è stata sicuramente una prestazione sottotono di una squadra spocchiosa, superficiale, che si è anche accontentata del pareggio, probabilmente persino della sconfitta, visto che l'Inter aveva pareggiato una partita sulla carta facile col Cagliari. E quindi tante critiche, eppure se si fosse portato a casa lo 0-0 senza quella distrazione importante lì su quell'azione, oggi avremmo detto vabbè, sai, ci poteva anche stare, la Juve scendendo dal San Paolo tutti felici. Questa partita qui, perché parlo di sensazioni, la Juventus ha iniziato la solita partita difficile, perché tanto palleggio, vai avanti, torni indietro, vai avanti, torni indietro, manca il fantasista, manca lo Zidane che prende palla e inventa qualche magia, o il Pirlo che magari giocava un po' in più indietro rispetto a Zidane, no? Manca quello. Il nostro fantasista dovrebbe essere Sarri, che fa gli schemi, il bel gioco, eccetera, eccetera, però manca, si va avanti, si torna indietro, si va avanti, si torna indietro, prima o dopo importa chi lo fanno, loro. Fanno anche due azioni pericolose e quindi tante critiche, tanti problemi. Dopodiché la Juventus, però, siccome la Fiorentina, piccola parentesi, la Fiorentina è molto cambiata con gli Achini, prima era una squadra che pensava più a fare gol che a prenderlo, adesso si preoccupa soprattutto di non prendere gol e si vede dalle ultime partite, dalla quantità di gol presi in meno, lasciamo stare oggi, comunque ha fatto veramente catenaccio lì davanti l'area. E ci può stare che tu soffri quando hai, soprattutto inizio partita, che loro sono freschi, squadre avversarie così compatte, però quella compattezza poi ti porta che il tiro da fuori diventa pericoloso. Eccolo là, il tiro da fuori di Pjanic,
fallo di mano. Non chiedetemi degli episodi, perché dal video avete visto dalla distanza da cui ero, dal rigore, ho visto veramente poco. Comunque l'arbitro l'ha rivisto al VAR, di solito è sinonimo di garanzia, perlomeno. Comunque, fatto sta, la Juventus sblocca Ronaldo sul rigore. Dopodiché, nella ripresa, vi confesso, iniziato la Juventus malino, ho visto una Fiorentina che ci ha provato, però poi all'improvviso la Juve ha iniziato ad alzare il baricentro. Non so perché, se la Fiorentina probabilmente è crollata, perché nel primo tempo ha speso tanto per chiudersi così bene. E dal 70esimo in su, veramente tante azioni che hanno fatto presumere che ci sarebbe un'altra volta sto cazzo di precludere, pure ieri col video. Presumere il secondo gol, una bellissima parata di Dragowski, e poi alla fine è arrivata quell'azione bella di Bentancur con uno slalom che ha ricordato un po' quello con la Roma. Dopodiché anche lì il rigore, non chiedetemi, l'arbitro l'ha visto al VAR, voi da casa avete visto sicuramente da 10.000 posizioni diverse, io solo quella avevo che ho mostrato nel video. Ronaldo sempre freddo sul dischetto, e poi sul finale direi che dopo il 2-0 la Fiorentina è letteralmente crollata. Poi infatti c'era stato prima una punizione da Livide per fallo di mano, poi da lì l'angolo e così via, fino poi ad arrivare al gol di De Ligt, che ci sentivamo un po' De Ligt o Bonucci, di solito sui difensori che noi ci fanno il terzo gol, no? E quindi la Juventus porta a casa i 3 punti. Qual è la sensazione? La sensazione è che quando tu giochi contro queste squadre chiuse che non riesce a fare gol, loro sono più pragmatici perché quelle poche azioni che fanno le fanno pure buone. Si risale sullo 0-0 e che cazzo, mamma mia, ma dove andiamo, siamo rovinati, dobbiamo cambiare qui, lì, eccetera. Poi ti porti a casa i 3 punti. La sensazione che ho avuto è quella di una squadra praticamente forte, cioè di una squadra che è scesa in campo senza quella particolare grinta, cattiveria, rabbia, ha portato lì con calma il palleggio, il palleggino, e alla fine ha fatto 3 gol alla Fiorentina. Quindi è il risultato che cambia tutto, capito? L'atteggiamento. In altre parole, tu puoi anche fare la parte di quello che sei della tira, però se poi porti a casa il risultato sei forte, se non porti a casa il risultato sei un pigla, ed è quello che succede alla Juve in questo periodo qui. Comunque, prima sensazione. Seconda sensazione è quella lì riferita a Matuidi. Matuidi è praticamente entrato in campo e l'hanno fischiato, e la sensazione, che la cosa che mi ha veramente colpito, è di non aver provato pena o pietà per Matuidi. O siamo tutti incazzati in questo momento, oppure non lo so, forse si è rotto qualcosa, o forse Sarri, posso dire, poteva anche evitarlo. Cioè, ha giocato male con Napoli, ce l'hanno un po' tutti con lui, magari aspetta, fagli fare la partita in trasferta, e poi magari i tifosi, no, lui ha giocato in trasferta, lo rimetti in campo magari dal primo minuto la prossima volta. Ma metterlo così a poco dalla fine sul 2-0, secondo me ha fatto prendere dei fischi che poteva anche risparmiarsi, ragazzo. Comunque, vabbè, questa è la cosa di Matuidi. E terza e ultima sensazione è che Adrien Rabiot è forte. Cazzo, se è forte! Io sto continuando a dire nelle ultime giornate che Rabiot è forte. Ha messo una palla al centro di sinistra, vaffanculo Matuidi, adesso ci vuole, tornando a punto 2, e soprattutto mi sembra forte fisicamente. La prima palla che si è conteso nel primo tempo a centrocampo ha fatto a sportellate, cazzo, ha tecnica, ha tutto. Oggi ha provato anche un tiro da fuori, vabbè, un po' velleitare, però cacchio, a me inizia a piacere sto ragazzo. Mi piace De Ligt, che dietro mi dà grande garanzia. Douglas Costa prova dei numeri un po' funambolici, ha bisogno di giocare. Mi è piaciuto Dybala quando è entrato, Higuain ha fatto la sua buona partita a spalle alla porta, ovviamente molto difficile nel primo tempo, quindi lasciamo stare. Ronaldo è l'unico che ogni tanto fa un numero e crea un po' di fantasia, non male Pjanic. La Fiorentina malissimo, perché sugli esterni non è per nulla riuscito a controllare le incursioni di Cuadrado, era sempre su, faceva tanto pressing lì nella nostra area e poi trovavamo sempre Cuadrado libero, quindi non so, un attimino da registrare il pressing offensivo della Fiorentina. Comunque, fatto sta che alla fine siamo portati a casa i 3 punti. Io vi saluto, grazie di tutto, ci vediamo prossimamente, ciao ragazzi, viva così, bene così, ciao.